ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Netgate ADV. Io sono Alessandra e oggi cambierò le gomme ai Garelli con l'aiuto di Ricky che mi spiegherà come fare. Ciao, ciao Ale, oggi ho provato con le gomme che mi hai chiesto. Ma le misure sono quelle giuste? Sì, la 21, 90, 90, 21. Ah, ma è per questo? No, allora forse non va bene. Vabbè, facciamo fatica un po' a stallonarle, ma secondo me ce la facciamo. Partiamo allora. Allora, le ho messe dentro 5 minuti nel microonde, dovrebbero essere... Beh, mi sembra che adesso sono un po' più allineate. Va bene. Perfetto. Allora, capelli legati, cervello acceso e si comincia. Quindi, iniziamo dal freno a tamburo. Allora, chiave da 8 da 10 probabilmente. Perfetto. Ok, copia tutto il gruppo insieme così almeno... Non li perdiamo. No, ma poi sai a che cosa sono relativi, perché quando fai magari un lavoro che smonti tante volte lo stesso dado, poi rischi di confonderli. E poi sotto qui devi completamente sfilare la guaina. Perfetto. Adesso il freno è completamente libero. Okay. Quindi l'unico vincolo che abbiamo è proprio il perno e la catena. Ok, allora per prima cosa dobbiamo tirare giù il perno ruota. Qui ci sono due dadi, penso da 17-19, adesso provo a guardare. Leviamo poi anche le camme, che sono quelle che permettono di smollare la tensione della catena. Okay. Una volta che hai smollato questo dado e quello dall'altra parte, con dei piccoli colpetti avviciniamo la ruota il più possibile alla sede del forcellone, se così lo vogliamo chiamare, fa veramente tenerezza. E niente, devi poi invitare la catena a scendere dalla corona. Ok. Quindi a mano, lentamente verso l'esterno. Sì. E poi con dei piccoli colpetti devi portare in fuori la ruota, perché qui c'è comunque una cava e dobbiamo tirarla giù. So. Dove puoi usare la stella, usa sempre la stella. Ok, ecco, lo tengo fermo. Grazie. Ok. Vedi che è già molle, perfetto. Quindi allora, però vedi che anche picchiandolo in avanti va a toccare la camma, quindi vediamo se riesci a togliere la catena. Cioè, se riesci senza problemi, direi allora sì. È sufficiente. Sì, sì, tanto basta che la appoggi. Perfetto. Ok, ecco, okay. Una cosa, sì. In generale, ma anche per le moto, perché questo è un motorino, è facile, la catena sembra quella di una bici. Cerca di appoggiare la catena sempre sull'esterno, okay. Perché la catena delle moto è molto grossa, se lo fai sulla moto da enduro rischi che ti si incastra poi. Perfetto. E dopo fai fatica, perché sì. Rovinarla è difficile, però fai solo fatica. Quindi, ok. Quindi adesso. Piano, sì. Tiro indietro. Ecco, stai sempre attenta alla catena, liberala. Perfetto. Ok, se riesci dovresti liberare la ruota, quindi... Viene. Un pelo, non capisco dove no, si no, allora sai cosa c'è? Prova a guardare qui. Ah, guarda, okay. Cos'è quel coso lì? È un fermo di sicurezza. Quello lì, no, quello no. Lì è il fermo tamburo. Okay. È quello che evita che il tamburo praticamente giri su se stesso. Ah, quindi va liberato. Adesso io non so se è sufficiente fletterlo, perché non vedo viti, quindi... Ah no, ok. Ce la fai. Devo girarla. Sì. Faccio questo lavoro. Sì, perfetto. Si è sbloccato. Ok. Ok, ruota libera. Sì. Ce l'hai? Ce l'ho. Benissimo. Quindi abbiamo detto, questo è il punto in cui era fissato il cavo del freno, questo sì. Invece è il fermo del sì. Tamburo. Come funziona esattamente? Ma allora, tu immaginati di avere la ruota che è ancorata sul forcellone, no? Che è qui. Sì. Ovviamente vedi che questo è il tamburo, gira libero. Se tu ancorassi solamente, qui ci passava il cavo, ti ricordi? Sì. E qui il cavo veniva tirato. Ok. Se tu non hai un controgiro, semplicemente qui c'è un perno che esce dal forcellone e blocca la rotazione del tamburo. Il tamburo rimane solido all'asse del forcellone. Sì. E fa sì che quando questo viene tirato, quindi il freno fa questo, okay. Vedi che... impedisce è bloccato la prova tu stessa così lo comprendi quando tu tiri vedi che non riesci più a girarlo sì. Questo ovviamente crea una controforza che fa fermare la ruota. Perfetto. Quindi il freno tra l'altro abbiamo anche visto che funziona bene. Tra l'altro, già che si smonta la ruota, un consiglio che io ti do sempre su qualsiasi moto:
con un pochino di silenzio la prendi, la fai girare. E senti se i cuscinetti, o anche solo tenendola in mano, senti dei saltelli, sì, in modo tale da capire anche che comunque i perni girino liberamente, perché nel motorino non penso che ci facciano i guadi, però quando userai anche le moto da enduro, il rischio di tirare dentro fango, sporco, terra, cioè in continuazione, sì, puoi andare a compromettere l'integrità dei cuscinetti. Ovviamente fai sempre questo controllo, perché un cuscinetto rotto, magari non in un caso del motorino, però può compromettere davvero la sicurezza. Ok, ci siamo. Procediamo a smontare la copertone. Allora, prima di tutto interveniamo sulla valvola. Okay. La valvola è costituita da coprivalvola, sì, fermovalvola, sì, e valvola vera e propria, che è praticamente quella che adesso andiamo a tirare fuori. Perfetto. Allora, leva il cappuccio. Allora. E tolgo anche completamente... Sì, levalo pure quello lì. Ok. Ok. A questo punto... Con questo strumento magnifico... Sì. Devi infilarlo qui dentro, sì, senti che la sede si incastra nel posto e sviti tutta una vite che c'è dentro, che ti faccio già vedere come è fatta. Okay. È fatta così. Questa è la valvola vera e propria. Benissimo. Quella la sviti perché devi far sgonfiare velocemente tutta la ruota. Okay. Attenta perché l'aria tende a buttartela in fuori, quindi non perderla, perché... Ah, ecco che già si sente. Sì. La devi completamente tirare fuori. Eccola. Perfetto. Allora, questa qua, tanto dopo ce ne daranno una nuova nella camera d'aria, quindi sì, comunque la lasciamo lì sotto, ma probabilmente la buttiamo. Allora, con le moto questo lavoro qua te lo sogni proprio in tutta la vita. Immagino. Questo si chiama stallonatura dello pneumatico. Ecco, se fosse sempre così semplice sarebbe meraviglioso. Giralo, fallo anche un attimo dall'altra parte. In pratica serve per staccare eventualmente le parti di aderenza della gomma sull'esterno del cerchio. Sul tallone, esatto. Ti darò le leve del Ramaconda. Sì. Ovviamente con queste leve hai la forza di aprire il cerchio in due. È un cerchio molto piccolo, quindi quello che devi fare, allora, in questo momento dobbiamo levare tutto. Quindi se anche dovessimo pizzicare la camera d'aria, possiamo anche far finta che non importa. Però bisogna stare molto attenti, perché se vuoi poi... salvare la camera d'aria, ovviamente ecco, devi fare molto attenzione. Allora, quello che noi dobbiamo fare, di solito buona norma è partire dalla base della valvola. Allora, un consiglio molto importante quando usi le leve, soprattutto se sono grandi e fanno proprio tanta leva: mettiti una condizione di lavoro che se la leva dovesse scappare, non uccidi l'amico che hai davanti o la persona che passa, ma mettiti in sicurezza. E più leve usi, più ravvicinate, meno leva ognuna di esse fa, perché devi sempre ricordare che tu starai facendo una leva forte sul rim, punto, sull'anello. Certo. E distribuisco la forza in più punti. Cioè, con queste fai in fretta a fare 30-40 kg di forza. Il cerchio è comunque fatto di leghe leggere. Questo è di ferro, però le moto sono anche di alluminio. Okay. Eccolo lì, sentite lo scatto. Punta già l'altra. Prima punta le leve. Sì, okay, sì. Quindi una e due. Sì. Adesso, sentito anche di qua. Di solito se lo fai da terra, insomma, sei anche più comodo. Da una mano tenere io ferma la leva. Sì. Ok. Lavoro con entrambe contemporaneamente? No, prima una e poi l'altra. Okay. Però le lasci già puntate. Ok, giù. Portala proprio giù. Perfetto. E la puoi anche incastrare okay, lì, sì. Io ti direi una cosa. Magari, non, guarda, forse ne bastava una, però usane tre. Allora, sì, ne incastri un'altra. Ok. Così siamo sicuri che fai in fretta. Farai un po' più fatica perché hai già creato... Certo. Però ho trovato il punto. Sì? Ce l'hai già? Sì. Perfetto. Scatta qua, vai con la... Ecco. Ecco, devo trovare il modo... Qua quindi... devi avere tre mani. No? Allora, con le moto è più facile perché la corona è più grande. È più grande in questo caso in ti do una mano, caso, tranquilla. Perfetto. Però mi raccomando perché guarda che partono. Ok. Ok. E già la prima parte... Vai. Dà dei risultati. Però ti è scappata fuori. Se ti succedeva con la moto, difficilmente la rimettevi okay, dentro. Quindi torna indietro di un passo. Torna indietro di un passo. Ok. E recupero... Ok. Ce l'hai? Sì. Ok, vai. Ok. Più leva possibile. Qui. Ok. Eccolo qua. A questo punto
Ma adesso mi sembra che ci sia, vedi che è smorzata tensione. Allora, quel lavoro lì rovina il cerchio. Okay. Rischi di pizzicare ulteriormente la valvola. Allora, in questo momento io quello che ti consiglierei di fare è lo giri un po'. Sì. Siccome hai già perso, hai già smorzato tensione, ti curi che questa non scappi. Sì. Se no uccidiamo Mirko in questo momento. Vai avanti, quindi metti dentro un'altra leva qui. Ok. Tieni sempre monitorate le leve, mi raccomando. Le leve in modo tale che non sfugga. Esatto, perché adesso ci sono qua io, però okay, se ti capita... Ok, il tallone è trovato anche qui, esatto. Quindi io faccio questo lavoro. Esatto. E è molto più semplice. Esatto, adesso senza stare a distruggerti le mani, vai anche avanti, avanti a farlo così. Così. Però vedi che... È già... Guarda. Sì, si quindi può poi... fare a mano. Sì. Perché ovviamente il diametro del cerchio è anche piccolo, no? Ecco qua. Ok. Una parte è fuori. Perfetto. Allora, sempre valvola verso di te. Sì. E ora qua arriva il momento bello. Sì. Il lavoro dove ti spacchi normalmente sempre le mani, no? Quando lo fai con le moto da enduro è divertentissimo. Comunque, allora, ovviamente, più è morbida la spalla, più è facile questo lavoro. Ti sfido a farlo con le gomme tassellate, quelle belle rigide, tipo le Mitas di solito sono di pietra qui, e quindi ovviamente questo lavoro qua fa una fatica incredibile. Ok. Quello che devi fare è spingere la valvola dentro, sì, per andare a infilare le dita dietro la camera d'aria e la sfili fuori. In questo caso possiamo non curare... In questo caso mi fa comodo anche avere le dita piccole. Esatto, e tra l'altro spesso i guanti sono un po' un handicap, però... Proviamoci. Io ci inizio sempre con i guanti, finisco sempre senza, non ho mai capito com'è. È stato abbastanza semplice. Perfetto. E ora, sfilo tutto. Sì. Se devi salvare la camera d'aria, cerchi di, allargare, darle meno stress possibile, esatto. Non è questo il caso. Ecco qua. Allora, adesso la stessa identica cosa la devi fare, ma da qui, ovviamente. Quindi, dall'alto, prendendo l'altro tampone. Esattamente, prendi in mano una leva. Devi fare questo lavoro qua di scarpetta, cioè devi andare a cercare di infilarti, sì. Quindi facciamo così anche per farlo vedere ai ragazzi. Ok, quindi io vado a inserirmi. Facciamo vedere parte. Che da qua compare. Sì. Eccolo lì, benissimo. Allora, fallo già con più leve questo lavoro qua, aspetta che te le passo. Grazie. Sì. Cerca di tenerla sulla punta, quindi... Arretra di qua, esatto, in modo da lasciare quindi sempre, esatto, la punta a contatto con il tallone, esatto, della gomma. Adesso smorza un po' di tensione e ripeto, sempre se lo fai con una camera pneumatico grosso fai fatica. Infila dentro tutte le scarpette. Numero uno. Ok, eccolo qua. Ok, due. Sì, beh, ovviamente qua è molto facile, molto semplice. Ok. Quindi e il numero. Questo già faccio per trovarlo. Eccolo qua. Ce l'hai? Ok. Ce l'ho. Cerca di raddrizzare le mani. Sì. Ok. Allora. Aspetta che sento, verifico. Ok. Sì. Prova. Vai. Prima una. Prima quella centrale? No, no, no. Sempre dal fianco. Sempre dal fianco. Sì. Se no fai fatica con le altre due. Quindi quello che vado a fare è questo e lo vado a buttare. Fallo di là, perché sennò di qua non hai spazio. Ok. Ok. Seconda. Ora. Ecco, già qui. Ok, faccio così. Ok. E quest'altro. Allora, quando la gomma è fuori senti proprio che scatta. E infatti ho sentito lo Perfetto. Scatto. Allora a questo punto puoi liberare, ok, magari... Ok, se non vuoi rovinare il cerchio ti aiuti. Perfetto. Riponi queste. Allora, i forzuti. Allora, in questo caso basta aprirla, sì, che tanto la liberi in tutti i modi. Però ci sono mille modi. Tu puoi spingere sulla parte alta della ruota finché la fai scappare fuori. Oppure i super forzuti fanno questo. Mi riporto sempre al discorso moto, capito? Sì. In questo caso fai un po' come vuoi, perché tanto riesci, penso. Quindi, per chi non ha tantissima forza e lo volesse fare con una... L'idea è quella, sì, ma tante volte ci salti sopra. Sì, sì, esatto. Quindi il movimento è questo. Perfetto. Ed effettivamente non ho fatto nessun tipo di fatica. Esattamente. Basta. Ok, gomma tolta. Primo passo fatto. Direi che questa prima parte è finita, ho imparato un bel po' di cose. Fateci sapere cosa ne pensate o se avete delle domande da fare principalmente a Ricky qua sotto nei commenti.
Se volete e vi è piaciuto, lasciateci un bel pollice in alto. Seguiteci sul nostro canale, oltre che sul nostro canale YouTube, anche sui nostri social. E direi che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!